con la sua Meari noi abbiamo portato in giro le storie di tutte le vittime di criminalità, l'abbiamo portata alla Camera con la Boldrini, al Senato con Pietro Grasso, a Bruxelles con Martin Schulz e con tutti i giornalisti uccisi o ancora oggi minacciati. È il 30° anniversario della morte di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla Camorra per le sue indagini coraggiose. Al vomero sulle rampe che lo ricordano, dopo la deposizione della corona, la partecipazione alla diretta Rai nella trasmissione che si è occupata, fra l'altro, anche della questione dei tanti giornalisti che vivono oggi ancora sotto scorta. E successivamente, nell'ambito della settimana di iniziative per il trentennale, nella sede del Mattino la 12ª edizione del premio Siani, andato al volume Fatti di Camorra dagli scritti giornalistici, promosso dall'Associazione Giancarlo Siani della Rete di Mediterraneo Sociale. E questa sera gli sarà intitolata la Sala del Pan, dove è stata ospitata a lungo la sua Meari. Un ragazzo semplice, coraggioso, che amava la vita, amava il giornalismo, che per lui era una missione. Aveva il coraggio di investigare la Camorra nelle sue articolazioni, nei rapporti con la politica. Io credo che sia stato lasciato anche molto solo, come capita alle persone coraggiose. Un giornalista senza contratto, non era un giornalista ricco. Oggi però Giancarlo lo vorrei ricordare con l'impegno di star vicino ai tanti come lui che ci sono oggi dopo 30 anni dove la Camorra non è stata ancora sconfitta, ma dove è cresciuto un grande impegno sociale, politico e anche delle istituzioni. Quindi passi avanti sono stati fatti, però adesso bisogna dare il colpo finale, soprattutto con la cultura e col sociale, con il riscatto del popolo napoletano. Si mette sotto scorta un attore, un regista, uno scrittore, un giornalista, vuol dire che la mafia ha tanto paura della denuncia, dell'informazione libera, della cultura, della scuola. Quella poi sarà l'arma vincente per dare il colpo di reni finali alle mafie, l'interruzione dei rapporti con la politica e la denuncia e il racconto e la rivoluzione culturale.